Sono paesi dai quali, peraltro, con il sostegno delle organizzazioni internazionali, stiamo attuando un articolato e progressivo programma di effettuazione di rimpatri volontari assistiti. Sono già oltre 9.000 i migranti che negli ultimi 6 mesi hanno beneficiato di questo meccanismo di rimpatrio volontario assistito, che, ripeto, facciamo con le organizzazioni internazionali, una strategia a 360 gradi che quest'anno ha portato ad una riduzione degli sbarchi, lo sapete tutti, di oltre il 62% ad oggi rispetto al 2023, e questo a fronte poi di un aumento degli arrivi superiore al 150% lungo le rotte del Mediterraneo occidentale, del 57% di quello orientale. Quindi dà il senso dell'impegno che ci state e ci stiamo mettendo. È significativo quanto avvenuto a Lampedusa, soprattutto dove nei primi 7 mesi di quest'anno sono arrivati 21.000 migranti e sono equivalenti al 64% in meno rispetto allo stesso periodo del 2023, erano stati 58.000 l'anno scorso fino ad oggi. E ci confortano anche i risultati raggiunti sul fronte dei rimpatri, ci fanno registrare un aumento del 20%, e questo anche grazie alle recenti operazioni straordinarie condotte da tutte le questure d'Italia per allontanare, ovviamente con il supporto di tutte le forze di polizia, per allontanare dal nostro paese i migranti irregolari. E rimane però fondamentale su questo fronte anche lo sforzo che stiamo mettendo in campo per ripristinare e potenziare la rete dei CPR, che sono strutture necessarie per garantire l'effettivo allontanamento dei soggetti pericolosi per l'ordine pubblico oppure di soggetti che sono autori di gravi reati.